Amici sportivi appassionati di pallamano, ben ritrovati. Un saluto a Matteo Aldamonte. Ciao Matteo, ciao a tutti. Abbiamo appena passato agli archivi un weekend molto interessante, tanto in A1 maschile che in A1 beretta femminile, compresi anche gli impegni internazionali dei nostri team. Partirei subito dalla Serie A maschile, Matteo, che conferma, insomma, qualora ce ne fosse stato ulteriore bisogno, la grande incertezza, il grande equilibrio che in qualche modo caratterizza questo avvio di stagione, per quanto la classifica non rispecchi poi fino in fondo i reali valori, visto che ci sono squadre che devono ancora recuperare qualche partita. Sì, in particolare c'è lo scontro diretto, quello tra Raimond Sassari e Conversano, che potrà dire tanto. Però in questa fase, in questa prima fase del campionato, c'è un nome su tutti che è quello di Fasano. Fasano continua in questo percorso senza sconfitte, dopo il pareggio di Appiano arrivato in modo un po' rocambolesco. La squadra di Ancona davvero ha giocato una partita perfetta contro Bolzano, ha vinto una delle grandi classiche del campionato maschile della Serie A Beretta, e dietro si gioca un po' a rubarsi punti, e quindi la classifica rischia di vedere un Fasano che, se continua così, può anche accelerare naturalmente, aspettando ancora presto. Aspettando poi l'esito del recupero molto atteso, sì, tra Conversano e Sassari, accomunate poi incredibilmente anche dallo stesso destino internazionale. Eh sì, perché nella European Cup la squadra che ha eliminato purtroppo la Raimond Sassari, ovvero i norvegesi del Nairbo, saranno i prossimi avversari nel terzo turno, dopo il sorteggio che si è svolto lunedì proprio del Conversano. Vediamo quello che è successo e quello che dovrà succedere nella Serie A Beretta maschile col servizio. È talmente equilibrata, ingarbugliata, incerta la Serie A Beretta maschile da rendere ogni giornata, ogni sabato, un autentico terno al lotto in cui è impresa ardua anche solo lanciarsi in un qualunque pronostico. Gli scontri diretti, d'altronde, sono tanti e ripetuti. La settima giornata, quella in programma nel prossimo fine settimana, riserva ad esempio 3 match delicatissimi. Temporalmente si parte dalla Palestra Zizzi, dove la capolista Junior Fasano, reduce da una prova di forza notevole contro Bolzano, è chiamata ad un'altra partita di stampo alto atesino, stavolta contro l'Alperia Merano. Gara non facile, anche se settimana dopo settimana la formazione di Francesco Ancona sta sempre più dimostrando solidità e maturità. Nelle fila dei meranesi, occhi sul capocannoniere del torneo, Lucas Stricker, 43 gol all'attivo. Se i biancoazzurri sono la squadra da battere, dietro c'è chi però farà di tutto per non perdere il passo. La Raimond Sassari, unica squadra ad avere sempre vinto in campionato, rimette la testa nella Serie A Beretta facendo i conti con la rabbia di una Trieste sballottata invece tra risultati positivi, vedi il successo contro Bressanone, e cadute fragorose come quella di sabato scorso a Cassano Magnago. Al Chiarvola l'organico di Radojkovic ritrova il suo pubblico e, chi conosce Trieste lo sa bene, non è cosa da poco. Promette scintille anche il match fra Bressano e Bressanone, entrambe in pieno trend positivo e intenzionate a darsi battaglia fino alla fine per un posto tra le 4 che andranno in semifinale. Tutti gli addetti ai lavori dicono del resto che è ancora presto per parlare di incroci decisivi, ma, inutile negarlo, questa serie di scontri diretti mette in palio punti pesanti in chiave Final 8 e playoff scudetto. Sfida da ex per il pivot Zoe Mizzoni nel match tra Bolzano e Team Network Calbatro, mentre la neopromossa Carpi si prepara a fare i conti coi campioni d'Italia del Conversano. La squadra di Tarafino ritrova la Serie A Beretta e, smaltite le fatiche di European Cup, va a caccia di 2 punti importanti per riprendere a correre anche nei confini nazionali. A completare il programma di giornata, Secchia Rubiera Cassano Magnago. Stanno meglio i lombardi, reduci dal bel successo casalingo contro Trieste. E beh, chiediamolo direttamente al primo ospite di questo appuntamento, che è Davide Colez, se effettivamente il Cassano Magnago sta meglio rispetto a qualche tempo fa, visto e considerato il brillante successo ottenuto ai danni di Trieste. Intanto grazie Davide per aver accolto l'invito. Grazie a voi, buongiorno a tutti. Beh, decisamente stiamo meglio. Questo anche se però in una settimana, scusami, ma in una settimana è difficile cambiare poi il livello di forma. State meglio di testa probabilmente. Sì, assolutamente, di testa. Ma ti dirò, quest'anno è un anno particolare per noi, quindi noi guardiamo partita dopo partita. Non fai ragionamenti a lungo termine? Ma no, diciamo che vogliamo toglierci le soddisfazioni lungo il percorso, ecco.
Abbiamo avuto dei scivoloni, ma poi abbiamo anche vinto delle partite che poche persone si aspettavano. È vero, è un po' una mina vagante del campionato, ruolo che potremmo in qualche modo definire anche per il Bolzano, che è una grande del campionato italiano, ma che sta attraversando probabilmente una fase di rivoluzione, rinnovamento, a cominciare proprio dai quadri tecnici, che ha affrontato proprio il Fasano che dicevi tu nell'ultimo turno, perdendo in maniera anche abbastanza netta. Sì, forse anche al di là delle attese, anche se sono due squadre diverse, Bolzano e Cassano, perché Cassano ha, complici i tanti giocatori che sono partiti, ha messo in organico tanti ragazzi giovani che vengono dal sempre prolifico settore giovanile cassanese, mentre Bolzano un po' si appiglia agli esperti, a Turkovic, a Sonner, Hermones e così via, e un po' ha dovuto pescare sul mercato, quindi il lavoro di Sporcic sicuramente non è semplice. Volevo chiedere a Davide se aveva messo in conto questo inizio così altalenante e quali sono le maggiori difficoltà che ha incontrato nella preparazione di una squadra che veramente è una squadra completamente nuova, anche se sono sicuro che praticamente i ragazzi li conoscevi tutti perché sono tutti di Cassano sostanzialmente, tranne Nikocevic. Sì, ma guarda, devo dirti la verità, noi abbiamo giocato le prime quattro giornate, erano veramente pesanti, abbiamo giocato contro le prime squadre che quest'anno si contenderanno il titolo, secondo me, ma devo ammettere che è veramente divertente quest'anno. Sono tutti giovani, vogliosi, hanno voglia di lavorare e sinceramente stiamo andando sempre per il meglio, ecco. Ci si sta divertendo anche a Fasano, dove la squadra allenata da Ancona sta provando, insomma, a ritornare, lo ha già fatto nell'ultima parte della stagione scorsa, nelle prime giornate di questo campionato, ai fasti di una volta, al tema della partita tra Fasano e Bolzano. Abbiamo raccolto alcune interviste, ascoltiamo. Veramente abbiamo disputato una partita disastrosa, direi, da tutti i punti di vista. C'è già successo questo campionato, abbiamo troppi alti e bassi il nostro gioco, la squadra non ha delle qualità, anche quando gioca forse male, che può recuperare una partita da genere. Niente, abbiamo... Fasano ha meritato la vittoria. Siamo costretti di vincere il prossimo sabato e proprio non c'è altro pensiero, solo la vittoria. Dobbiamo preparare la partita in miglior modo, cercare di sistemare le cose, quello che si può sistemare, e vincere contro Siracusa e punto. I ragazzi erano concentratissimi, sapevamo che non dovevamo far giocare il Bolzano, non dovevamo metterli in condizione di potersi giocare la partita, perché in quel caso poi entrano in gioco dei giocatori che sono molto esperti nelle situazioni di equilibrio, e quindi siamo stati bravi a dettare il ritmo e a non farli mai entrare in partita. E sabato arriva il Merano, altra sfida di cartello. Assolutamente, sabato arriva una squadra che è giovane come noi, una squadra che tiene il ritmo altissimo, e sarà veramente un'altra partita difficilissima. Però ci faremo trovare pronti anche per quest'altra sfida. Davide, consideri il Fasano tra le principali pretendenti al titolo italiano quest'anno? Sì, diciamo che il Fasano ha fatto un percorso di 3 o 4 anni e credo che quest'anno si sono rinforzati ulteriormente, prendendo esperti, prendendo l'altro svedese. Jalstam gioca benissimo, Angiolini è più maturo rispetto a prima. Hanno Fovi in porta, cioè sono una squadra veramente di rispetto, di gran rispetto. E invece Cassano? Perché tu dici partita per partita, però poi alla fine un obiettivo ce l'avrete, no? Non voglio dire i playoff, però in Coppa Italia vanno in 8. Ma sarebbe sicuramente anche perché bello. Sei finalista, quindi dell'anno scorso, sì, no? Sì, ma soprattutto voglio dire, ecco, giocando contro Trieste ho visto delle cose che sono state veramente interessanti. Quindi l'importante è essere continui. Noi lottiamo con questo, ecco. Se riusciamo a essere più continui, credo che forse possiamo anche ambire ad entrare nelle prime 8, nella prima fase del girone.
Certo, vogliamo dare uno sguardo, Matteo, alla classifica anche al prossimo turno? Partiamo dalla classifica, iniziamo con la graduatoria, una graduatoria che come detto risente della gara che non si è ancora giocata tra Raimond Sassari e Conversano. Fasano in vetta alla classifica con 11 punti, poi Sassari, Bressanone a 8 punti, Bressano che è in risalita con 7 punti, Conversano, Merano e via via tutte le altre in coda. Carpi Albatro che anche nell'ultima giornata si è mossa, ha mosso la sua classifica e Secchia Rubiera. Vittoria peraltro pesante contro l'Eppan che, assolutamente, che era una delle squadre più in forma questa parte iniziale del campionato. Mentre per quanto riguarda il prossimo turno è un turno veramente molto interessante. Quale non lo è per la verità in questa Serie A Beretta, però ci sono tre partite, ovvero Fasano-Merano, Pressano-Bressanone e Trieste-Sassari che si prendono di fatto la copertina, e questo a rimarcare ancora, a voler sottolineare l'importanza e soprattutto il grande equilibrio di questo campionato, l'importanza dei roster, degli organici che si mettono di fronte. Tre partite che possono essere tutte e tre big match non è una cosa da poco. E a proposito di campionato di grande equilibrio, anche di buon livello tecnico, è insomma auspicabile e va in questa direzione il progetto Lega Italiana Pallamano, la LIPAM, che ha ripreso a distanza di qualche anno il suo percorso, un percorso importante, era, diciamo così, un segnale, una svolta, se vogliamo, attesa da diverso tempo. Le squadre dell'elite nazionale, Serie A, meretta maschile e femminile, insieme per una pallamano italiana più forte. Domenica scorsa si sono svolte a Roma le elezioni, c'è stata l'assemblea elettiva, Alessandra Orlic, il nuovo presidente della Lega, praticamente investita direttamente dai club. Abbiamo raccolto le interviste e le impressioni di Alessandra Orlic e del vicepresidente vicario della FIGH, Stefano Podini, al termine dell'assemblea elettiva. Ascoltiamo. Oggi non è solo l'elezione del presidente della Lega, ma è un inizio nuovo di una Lega nuova che vuole fare un qualcosa di speciale per poter crescere in velocità, magari già quest'anno, e far vedere delle cose importanti tenendo unita tutta la Serie A maschile e femminile. Un elemento di unicità della pallamano italiana, la Lega racchiuda sia i club maschili che i club femminili. Cosa può rappresentare? Sicuramente è una grande forza. Io penso che entrambe le Serie A, sia maschile e femminile, hanno diritto di crescere, e unendo le loro forze ovviamente sarà anche più semplice. Alessandra Orlic, in pochissimo tempo alla presidenza della Trieste, che è il club più titolato d'Italia, ed ora il riconoscimento da parte dei club di Serie A maschile e femminile per la guida della Lega. Un orgoglio, devo dire la verità, un orgoglio. Già essere arrivata a rappresentare il Trieste per me è stata un'emozione grandissima. Trovarmi ora a poter condurre la Lega e poter collaborare con le squadre più importanti mi fa una grande soddisfazione. Cosa dovrà rappresentare, cosa potrà rappresentare la Lega per il movimento italiano, maschile e femminile? Ma sicuramente insieme a Master Group gli organi della Lega dovranno organizzare e creare un prodotto importante che è quello del campionato. Non solo, dovremo anche cercare di far crescere con nuove direttive, nuove regole, il campionato in se stesso. Quindi speriamo molto in questo lavoro che verrà fatto dagli organi della Lega, sia dalla parte del campionato femminile sia per il campionato maschile. È un passo importante questo per la pallamano italiana? Ma direi di sì, ovviamente non dobbiamo aspettarci troppo, dovremmo fare dei piccoli passi, con un passo alla volta sicuramente alla fine arriveremo al risultato. Ecco Davide, tu che sei un allenatore di un club peraltro importante come il Cassano Magnago, cosa può rappresentare, cosa deve rappresentare il progetto LIPAM per l'elite della pallamano italiana? Ma sicuramente se sono bravi riusciranno a darci più maggiore visibilità, e questo è molto importante per tutto il movimento. Ecco Matteo, questo è un segnale importante, del resto non è la prima volta che la pallamano italiana decide di puntare su un progetto associativo come appunto la Lega, e però probabilmente rispetto a qualche anno fa un momento forse i tempi sono un po' più maturi. Sì, indubbiamente più maturi da parte di tutti i club. Prima magari c'era qualche pioniere che sporadicamente si era messo come capofila, adesso c'è un lavoro più
unificato, più condiviso da parte delle società, dunque questo è molto positivo, come anche è positiva ogni iniziativa che mette insieme elementi più illuminate, no, del movimento, perché ne abbiamo bisogno. E a proposito di idee lungimiranti, ce n'è una che insomma stiamo seguendo quotidianamente, è quella del Campus Italia, i giovani talenti della pallamano italiana, tutti radunati a Chieti, che partecipa al campionato di A2, ma soprattutto si prepara ad impegni internazionali. Abbiamo insomma una chicca, Matteo. Sì, diamo un assaggio, 30 secondi e poi spieghiamo cos'è. Beh, allora, inizialmente è stata anche abbastanza difficile, perché giustamente esci da casa, vieni qua per vivere comunque con altri ragazzi, insieme ai tuoi genitori che ti aiutano. Stasera a che ho allenamento, stasera cosa devo fare, come mi sono allenato in questi giorni. Non pensa più a stasera esco, vado con gli amici, vado in discoteca. Pensa, ok, domani sveglia le 6, letto presto, devo andare a scuola. Ci vogliono molti sacrifici, però per il momento ce la stiamo facendo. Beh, cercheremo di raccontarli mese per mese, settimana per settimana, attraverso questa miniserie, una webserie di cui abbiamo pubblicato la prima puntata proprio in queste ore sui canali ufficiali della federazione, su Instagram, su Facebook e su YouTube, ed è una serie dedicata ai ragazzi del campus, in cui andiamo a raccontare anche un po' il dietro le quinte, perché poi Campus Italia non è solamente giocare a pallamano, è principalmente giocare a pallamano, è principalmente prepararsi, ma è anche la storia di vita, certo, di 18 ragazzi che hanno scelto di cambiare la loro vita, di trasferirsi a Chieti, di cambiare scuola, di cambiare amicizie, frequentazioni, proprio in nome della pallamano. Che ne pensi, Davide? Progetto questo che ti affascina? A me affascina veramente tanto. Quando siamo andati a fare il terzo livello a Chieti, ho visto la struttura, ho visto chi li allenerà, ho visto i talenti che ci sono, e sinceramente credo che per fare un passo in avanti ci voleva un passo del genere. Quindi auguro a tutta la federazione italiana, che a tutto il movimento, che vada bene questo progetto. Bene, ti tocca a Rubiera sabato, ritorni di nuovo in una regione che non ti ha portato tanta fortuna. Sì, andiamo a giocare a Rubiera contro una squadra che per ora ha fatto 2 punti contro il Siracusa, e noi sempre facciamo fatica a giocare fuori, quindi dobbiamo lavorare veramente bene questa settimana per essere pronti sabato. Anche Davide, possiamo parlare di un Campus Cassano, visto che è considerato, sì, considerata la giovane età dei ragazzi terribili allenati da Davide Colez. In bocca al lupo, Davide. Grazie mille, Crepi. Ciao Davide. Ciao. Ora ci fermiamo, pochi istanti di pausa e poi ritorniamo di nuovo insieme. Abbiamo vissuto un'indimenticabile estate di sport. A novembre il tennis italiano vuole farci vivere anche un indimenticabile autunno. Davis Cup Finals by Rakuten. Vieni a tifare per gli azzurri dal 25 al 29 novembre al Palalpi Tour di Torino. Acquista i biglietti su daviscupfinals.com. Momento ora di occuparci della Serie A Beretta femminile, facciamo il punto del servizio. Cassa Rurale Pontini Ali, Best Espresso Mestrino si prende palcoscenico e copertina della sesta giornata di Serie A Beretta femminile. È sfida chiave, da un lato le ambiziose laziali reduci dal secondo pari consecutivo dopo quello contro Salerno, maturato questa volta sul campo della C-Lifestyle Erice nel recupero della quinta giornata giocato ieri, utile comunque ad agganciare almeno per il momento la vetta della classifica. Sul fronte opposto le venete, fin qui protagoniste di un percorso netto fatto di soli successi. Le gialloverdi, migliore difesa del campionato con una media di 19 gol subiti a partita, hanno dovuto in questi giorni però metabolizzare l'eliminazione dalla European Cup per mano dello Slavia Praga, e ora sono chiamate a misurarsi col primo e vero scontro al vertice della loro stagione. L'altra prima della classe, il Brixen Südtirol affronta le Guerriere Malo, morale a 1000 per le altoatesine dopo la qualificazione al terzo turno europeo, mentre le vicentine
fanno i conti con un avvio di stagione sottotono e che non ha portato vittoria in dote se non quella d'ufficio alla prima giornata contro Erice. A proposito, le siciliane sono in trasferta sul campo di Leno, mentre le campionesse d'Italia della Iomi Salerno, miglior attacco del torneo e imbattute dopo il pareggio di Pontinia, tornano con la testa alla Serie A Beretta e fanno visita ad un Cassano Magnaco in crescita dopo le due vittorie consecutive contro Leno e Ariosto Ferrara. Per le ferraresi di Britos, ferme a 0 punti, match importantissimo in casa contro Padova, si preannuncia equilibrata anche Mezzocorona Casalgrande Padana, duello che per le emiliane può trasformarsi in un'occasione per agganciare le posizioni nobili della graduatoria. Lui in studio, poi faremo il punto sul prossimo turno di campionato. Intanto, Matteo, è stata questa anche una settimana di sorteggi internazionali per le due superstiti. Esattamente, avevamo detto già del Conversano nella prima parte contro il Naerbo, sempre terzo turno, sempre European Cup, hanno scoperto le loro avversarie la Iomi Salerno che affronterà le serbe del Bekament e il Viktoria Berestia invece squadra bielorussa sarà sulla strada del Bressanone, Bressanone che ha bissato la vittoria contro il Digen, contro la squadra finlandese anche nella gara in casa giocata nel turno nel fine settimana scorso. Sarà curioso poi verificare in che modo si articoleranno poi gli impegni internazionali di Salerno e Bressanone, perché c'è poi in concomitanza il big match, proprio lo confronto diretto tra le altoatesine e le campane proprio in quelle due settimane, in quella settimana che è destinata alle competizioni internazionali. Insomma, non mancheranno gli spunti di interesse anche nel prossimo turno. Vediamolo in grafica. Si giocano le gare della sesta giornata del campionato femminile. Leno AC Lifestyle Erice, Cassano Magnago ospita le campionesse d'Italia della Iomi Salerno, Mezzocorona Casalgrande Padana. La gara di cartello è quella tra Cassa Rurale Pontinia e Libest Espresso Mestrino. Pontinia che guarda le prime posizioni, Mestrino in questo momento è in vetta assieme a Bressanone, Bressanone contro le Guerriere Malo e poi Ariosto Ferrara Cellini Padova, è un match salvezza anche questo molto interessante. Campionato dunque che resta anche di grande interesse sia per la parte alta che per la parte bassa della classifica. Lo sguardo invece a ciò che accade oltre i confini nazionali, Matteo. Dove si giocano le gare in questa settimana della sesta giornata di Champions League, ma noi andiamo a vedere quello che è accaduto, le migliori azioni, le azioni più belle della giornata numero 5 e iniziamo con questa top 5 goals di questa settimana, dalla posizione numero 5 appunto, con questo gol dell'egiziano Yahya Omar, un gran sottomano di questo giocatore in forza al West Brom, che è uno dei giocatori della New Generation egiziana che si sta facendo davvero grandi cose con la nazionale egiziana. Questa è una vecchia conoscenza, Timur Dibirov, girella per questa rete alla posizione numero 4, il giocatore russo che milita, continua a militare nel Vardar, davvero un gran gol, ma Dibirov ci ha abituato a questa roba, dunque niente di sorprendente, parte fuori dal campo con la rincorsa, pazzesco. Posizione numero 3, dove troviamo Andrei Negru con questa volante confezionata dalla Dinamo di Bucarest, che è una delle new entry in Champions League, formazione rumena che quando gioca in casa è davvero in grado di assicurare una cornice di pubblico notevole ai livelli delle squadre tedesche. Mikkel Hansen alla posizione numero 2, uno dei più forti giocatori del mondo nel big match che il Paris Saint-Germain ha perso contro il Barcellona, ha trovato questa grandissima rete dalla distanza, ne ha fatta una simile per la verità anche nel campionato francese all'ultimo secondo, che ha fatto vincere il Paris Saint-Germain. E questo è il gol di Tobias Grøndahl alla posizione numero 1 con la formazione dell'Elverum, squadra norvegese, qui raccoglie in volo e gol dietro la schiena, capacità di coordinazione spettacolare, eccellente. Assolutamente spettacolare, merita ancora un replay. Il gol più bello della giornata di Champions League, dalla Champions alla Bundesliga, perché proseguono i nostri appuntamenti su Eleven Sport. Solo per dire quello che seguiremo, ovvero la gara tra il Göppingen ed il Flensburg, la gara che vale per il programma della nona giornata di Champions League. Stiamo vedendo alcune immagini proprio del Flensburg in una Bundesliga che peraltro non sta lesinando sorprese, perché è guidata dal Magdeburg, che è una squadra davvero sorprendente, perché è una squadra che fino ad ora non ha mai perso ma non partiva con i favori del pronostico, ed è davanti al Kiel e al Flensburg, che sono le due squadre tedesche che giocano invece la Champions League. Dunque ricordo ancora alle 14 su Eleven Sports domenica la gara tra il Göppingen ed il Flensburg. Spettacolo in campo, spettacolo anche sugli spalti, Bundesliga è sinonimo di assoluta qualità. È chiaro che su Eleven Sport non sarà possibile guardare soltanto le gare di Bundesliga, ma ci sarà ampio spazio dedicato
alla Serie A Beretta maschile e femminile. Ci attende insomma un fine settimana particolarmente intenso, così come abbiamo avuto modo di vedere sia nella Serie A Beretta maschile che nel campionato femminile. Non ci resta che salutarci, grazie Matteo. Grazie. Sabrina Alessio al coordinamento, noi ci ritroviamo settimana prossima, arrivederci.